Ho ascoltato con molto interesse e tra l'altro condivisione l'intervento appena presentato. E io, come sapete, sono diventato portavoce del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Finanze, condivido in pieno quanto ascoltato, anzi per la verità mi ha anche preceduto, perché infatti è proprio su questo doppio binario che bisogna agire. Però ovviamente c'è un problema, che se la classe politica che adesso si trova al posto dove si trova, il Movimento 5 Stelle escluso, si è esattamente foraggiata attraverso questo sistema che ha portato appunto quell'impianto di Gino Strada, salire, qui faceva riferimento Strada, salire da un costo di 1.800.000 euro a 20.000 euro, ed è stato proprio quel meccanismo, che in qualche modo quel meccanismo spartitorio che oggi consente ai partiti di sopravvivere, ecco la risposta è intrinseca, non taglieranno mai il ramo dove sono seduti tutti. Quindi tutto quel discorso della politica, diciamo, della politica economica interna, ovviamente viene a cadere. Da un lato per questo, dall'altro lato la mia esperienza in Parlamento mi suggerisce, mi fa notare che c'è anche trascuratezza, cioè oltre al fatto tante cose non possono essere fatte per il motivo della vecchia classe politica, per il motivo che vi ho appena esposto, tante altre cose non vengono fatte perché non c'è assolutamente l'interesse, cioè tra noi deputati del Movimento 5 Stelle e gli altri politici, io lo dico con molta schiettezza e trasparenza, è proprio l'obiettivo che è diverso. Mentre noi siamo volti soprattutto a raggiungere appunto l'obiettivo dell'ottimizzazione delle risorse e al recupero delle energie del nostro paese, l'obiettivo degli altri politici, quando li vedi alla Camera, perché non, come sappiamo non tutti degnano la Camera della loro presenza, l'obiettivo è completamente diverso. Cioè loro ormai un po' deformati mentalmente sono molto attenti a come intrecciare e tenere in piedi quella rete che consente loro di star lì. Quindi per quello che riguarda la mia posizione, questo non vuole essere diciamo una giustificazione al fatto che voi del Movimento 5 Stelle poi alla fine non avete fatto nulla, qualcuno che il giornalista a volte è un po' maligno, perché intanto non è vero, perché con tutte queste difficoltà e nonostante appunto queste premesse noi abbiamo fatto moltissimo. Intanto come sistema di controllo, se io ve lo sto raccontando, toccandolo con mano, avendolo toccato con mano, significa che c'è oggi qualcuno che vi racconta finalmente con trasparenza quello che avviene lì, stando dalla vostra parte e non più arroccato sulla vittima della vecchia politica. Poi abbiamo fatto delle proposte di legge che li hanno messi in difficoltà, degli emendamenti che li hanno messi in difficoltà, perché nel momento in cui loro vanno in televisione a sbandierare un concetto, poi se lo ritrovano da appoggiare nelle commissioni e non lo votano a favore, il giorno dopo noi ve lo veniamo a raccontare, è ovvio che per loro la posizione diventa più scomoda. Io non immaginerei più una Camera dei Deputati senza il Movimento 5 Stelle, perché è come un po', io sono mamma, è come un po' immaginare di lasciare magari due bambini scalmanati di 2 anni soli in casa per una settimana. Cosa si può trovare dopo? Almeno un disastro se tutto va bene.
Quindi una funzione di sorveglianza, una funzione di stimolo, una funzione di denuncia, una funzione di, culturale diversa, di cambiamento culturale in volontà. Io oggi sono qui, i deputati oggi del 5 Stelle non sono più quelli che girano con inavvicinabili, inaccostabili, ma gente che dà conto e ragione di quello che fa dalla mattina alla sera lì dentro. Intanto ci sta, tanto lavora, quindi già come immagine porta avanti le istanze di tutte le persone che ogni mattina si svegliano e devono andare a lavorare con rispetto per le istituzioni. E poi appunto, quindi l'esempio culturale importante, oltre al fatto pratico che vi ho appena detto di denuncia, di stimolo, oltre al fatto che talvolta, nonostante tutte le difficoltà, per quell'altro elemento che vi ho esposto della trascuratezza, noi essendo accurati e portando alacremente avanti il nostro lavoro riusciamo anche a far passare alcune nostre proposte proprio avvantaggiandoci della loro inettitudine su certi temi. Per esempio, io ho lavorato alla delega fiscale, è una legge delega che pone dei vincoli al governo per quelli che saranno poi i decreti delegati che il governo emanerà da qui ad un anno, chissà poi non è il governo, speriamo il nostro probabilmente, e ridisegna un po' i rapporti tra fisco e contribuente. Ecco, noi in commissione, praticamente noi del 5 Stelle abbiamo lavorato, si può dire solo noi e qualche referente del PD, il PDL è nulla, e alla fine, proprio perché questa materia non attestava il loro interesse, perché salvo alcuni paletti che ci hanno messo, che ovviamente abbiamo rilevato e denunciato, su altri argomenti loro erano distratti, non erano interessati. Grazie a quello noi ci siamo imposti e abbiamo portato avanti, abbiamo fatto passare moltissime cose nostre, che moltissime linee guida che poi il governo dovrà seguire e che noi vigileremo che il governo, appunto, affinché il governo segua questi dettami specificati nella delega. Per esempio, la compensazione debiti crediti tra le imprese, per esempio il superamento dell'IRAP, cioè in delega già c'è che comunque le piccole imprese, i professionisti non dovranno pagare l'IRAP, quindi i decreti delegati dovranno tener conto di questo vincolo, l'ampliamento dell'istituto della rateazione dei debiti tributari, una maggiore commisurazione delle sanzioni fiscali con l'entità delle violazioni commesse, quindi se tu la fai grossa devi avere una punizione ben più pesante che non se hai un problema con il fisco dettato magari da un errore formale o un importo banale. E invece oggi sappiamo che è esattamente l'inverso, perché se pensiamo che la trattativa dei 98 miliardi con le slot machine dell'evasione delle famose concessioni di slot machine è stato ridotto 2 miliardi e mezzo e poi 600 milioni, significa che insomma la rotta attuale è esattamente invertita. Quindi questo è il lavoro che abbiamo fatto, di cui sinceramente sono molto contenta. Ovviamente non sono così bucolica da pensare che in poco tempo noi andavamo lì e risolvevamo le sorti del paese trasformando in diamanti i 2.000 e quasi 100 miliardi di euro di debito che abbiamo sulle spalle. Però sicuramente il nostro dovere lo stiamo facendo, siamo inarrestabili, non ci arrendiamo, perché vediamo che questa è l'unica via d'uscita che il Paese ha, con molto spirito di sacrificio, cioè da affrontarlo, con molta tenacia, con molta convinzione e con molta passione. Però dobbiamo avere il coraggio di farlo, perché io sono convinta che se siamo tutti insieme, non viene isolata la classe politica, con la conoscenza, l'informazione, non è mai troppo tardi, ce la possiamo fare, con tutte le nostre difficoltà possiamo dimostrare di essere grandi.